Abbiamo un'altra chiamata perché oggi il telefono è caldo. Pronto? Pronto? Ciao Manuel. Ciao, un saluto a Giuliano, al signor Forcori. Anche lei del Toro, Manuel? No, non penso proprio. Cerchiamo di ristabilire un attimino le forze in campo, visto che teoricamente è una trasmissione sulla Juve. Sì. Parliamo un attimo di Juve, cioè, senza voler fare gli arroganti, perché poi ci danno gli arroganti quando parliamo bene del Toro, fate gli arroganti, diciamo, noi parliamo male, siete infatti, prepotenti. Esatto, no, vabbè, diciamo che siamo vicini al derby, quindi ci sta, sì, tutto, no, ci no, sta, ci manca. Poi se telefonano con educazione a me va bene tutto. Ma noi abbiamo parlato bene del Torino già da parecchie settimane. Quello che è giusto è giusto. Ma ci mancherebbe altro, io per fortuna ho tanti amici Granata, e non sono come quei telespettatori che hanno chiamato prima, quindi per fortuna che... Comunque, tornando a noi. No, sono due partite qua tra Verona e Chievo, no? Sì. Ho notato che è capitato che nell'intervallo, non so cosa capiti, che la ripresa abbiamo sempre quei 10 minuti, quarto d'ora di sbandamento, e non riesco a capire sinceramente il motivo, anche perché entrambe le volte abbiamo avuto la partita in mano, entriamo in campo come avessimo di fronte il Real Madrid, invece abbiamo avuto di fronte il Verona e il Chievo. Cioè, non riesco a capire questo approccio al secondo tempo, cosa capita nell'intervallo. Non lo so, anche perché poi ultimamente stiamo giocando al massimo un tempo, un'ora, poi dopo un po' è vero che ci sta anche controllare le partite, per carità, però mi sta venendo il dubbio che magari sia stata fatta una preparazione molto pesante, anche per visto che tra poco domani ricomincerà l'Europa League. Esatto. Ma non lo so, mi viene questo dubbio qua, che sia un fatto di preparazione. Io vedo che la Juventus dà il massimo contro le grandi squadre, e poi ho visto dopo l'Inter, ho detto, ha avuto una leggera flessione, difatti. Vabbè, cosa che vogliamo considerare la grande squadra quella, non lo so. Non lo so io. No, ultimamente no. Probabilmente non hanno abbastanza stimoli. Non lo so, però... Però di chi è colpa? Cioè, sarà colpa di qualcuno, no? Non è nemmeno dell'allenatore, no? Sono loro mentalmente. Ma... Esatto, secondo me è un discorso mentale, non so se sì. Fisico o mentale, ecco, non riesco a capire quale discorso possa... Adesso glielo spiego. Va bene. Ok, grazie mille. Ciao, buona visione. Grazie, ciao. Prego, Paolo, visto che... No, ma dici. Voglio dire, è semplicissimo, basta guardare i tabellini. Allora, tu hai bisogno di dire, no, diciamolo, perché tu hai veramente un quadernone pieno. Verona di... Juventus, marcatore Tevez al quarto e al 21 PT. Ok? Sì. Per cui al riposo la Juve è andata sul 2-0 a Verona. Juventus Chievo, marcatori Asamoah 17, Marchisio 29 PT. Cosa vuol dire? Che al riposo è andato in vantaggio 2-0. Certo. Ora, in un campionato, anzi, in una stagione dove gli impegni ravvicinati sono tantissimi, sì, è difficile far entrare nella testa dei giocatori che devono fare il secondo tempo identico al primo tempo, cioè farne altri due. Sì. Perché la gente pensa, ragazzi, io fra 3 giorni, fra 4 giorni c'è un altro impegno, se mi faccio male, non mi faccio male, via dicendo. La gestione della partita, anche se hai un martello come Conte in panchina, sì, nella testa del giocatore questa partita è vinta, perché in porta abbiamo Buffon, perché abbiamo la difesa della nazionale. Troppa sicurezza. Ho capito, ma è difficile farglielo capire troppa sicurezza. Infatti, troppa sicurezza a Verona hanno preso la patata sulla faccia. Però anche col Chievo non l'hanno presa la patata sulla faccia, vedi, perché... Ma questo è il motivo. Quando vai due volte al riposo sul 2-0, è umano, logico e purtroppo normale rilassarsi, anche se formalmente e teoricamente non bisognerebbe farlo. Questo è il ragionamento da fare. Giuliano. No, mi viene da ridere, no? Parlando nel mio piccolo, sottolineo piccolo. Io vi spiego cosa fanno gli arbitri, no? A e B. Guardano la giornata seguente, quando devono uscire loro... Guardano la giornata e dicono, chissà, io spero che mi diano questo o questa partita. Guardano magari le più belle. E uguale, così noi ricevavamo al martedì, l'Espresso arrivava lì, io vedevo già le partite che secondo me dovevo fare e poi magari pensavo una più bella, poi me ne veniva una più di meno importanza. Non andavi carico, anche se non è giusto, sottolineo che non è giusto, carico come se dovevi fare una delle prime fuori casa, no, oppure una che andava per la maggiore. Non andavi con quella concentrazione massima e quella grinta che fai quando fai una partita importante. E così succede ai giocatori.